Tambundi, officina del panino, già era un mix empattivi, una diartina con questa bella giornata ci sta, dai. Salmone affumicato su placca di cedro, di legno di cedro. E niente, iniziamo a prenderci questo bel filetto di salmone, no? E gli togliamo le spine, poi lo mettiamo a bagno con un po' di limone, no? E acqua e sale, no? per un 20-25 minuti, e poi ci iniziamo, diciamo, a creare la nostra salsina da mettere sopra. Un cucchiaio di mele, un cucchiaio della nuova mostarda qua di Baby Coforol, un po' di senape di Digione. Poi del sale con spezie, di vari tipi, cool coconut, che è a base anche di cocco, no? E poi creiamo questa nostra salsina che poi andiamo ad adagiare sopra la placca di salmone. E salmone lo andiamo praticamente già a porzionare con un coltello, quindi gli facciamo già le porzioni in modo che dopo va meglio per in fase di servizio, no? E la placca di cedro, la mettiamo, che appunto è questa placca qua, ce ne sono di vari tipi, comunque è un legno di cedro altezza un centimetro, no? E andiamo a bagnarla con acqua e sale, la lasciamo bagnato con acqua e sale, e più tempo sta meglio è, e poi iniziamo a settare il nostro dispositivo mettendolo questo legno prima in diretta in modo che inizi a scaldarsi e a bruciare, a fare iniziare la cottura, no, del legno stesso. A questo punto non facciamo altro che mettere il salmone sopra, che chiaramente andremo a mettere in indiretta. Vedete il leggero fumo che esce, no? È un sapore molto molto dolce, molto buono. Come legno, a proposito, ho usato anche un altro legno di quello DOC, che è legno di Palo Santos, che profuma anche quello. Settaggio del kettle, tranquillamente vedete cottura due zone, no? E abbiamo spostato il nostro salmone con questa bella salsina in indiretta, no? E lo lasciamo lì fino ai 58-60 gradi, no? In modo che poi dopo io ho creato, prendo questa ghisa, no, di servizio, in modo che resti caldo, quindi mi fermerò un po' prima. E niente, tutto quanto. Come vino di accompagnamento andiamo su un vino siciliano fruttato e agrumato e con sentori di fico d'India, molto buono, no? E quindi si adatta bene a questo tipo di cottura, insomma, di cose. L'accompagnamento, cipolle caramellate, patatine fritte, quello che volete, insomma. Beh, io direi che dall'officina del panino BB Coforol è tutto. Buona domenica a tutti, buona cucina a tutti, buon weekend. Ciao ciao. Un tie di Blanc, forse. Mamma.